Professor Luciano D'Amico, bolle niente. No, assolutamente no. Ci sono dei problemi molto più gravi da risolvere e da affrontare. Non credo che sia il caso di mettersi a giocare. Così il candidato presidente di Patto per l'Abruzzo alle prossime elezioni regionali in occasione della convention al Circus di Pescara, dove sono stati presentati il programma, le sei liste e i candidati. Il riferimento è alle bolle della convention di Marsiglio, che ha paragonato alle balle del suo avversario. Qui invece si è scelto di aprire la manifestazione con l'inno di Mameli intonato dai candidati sul palco e da tutta la platea di un circus gremito. Sta stringendo le mani, abbiamo visto a molte persone, la stessa mano che ha stretto ieri nei nostri studi al presidente Marsiglio, il quale ha detto potremmo diventare amici. Ma certo, avere idee politiche diverse significa essere semmai avversari politicamente, ma non toglie nulla alla possibilità di condividere poi altri sentimenti di amicizia, ci mancherebbe altro. Lei ha detto un programma che parte dal basso, un programma che coinvolge i cittadini. Assolutamente sì, lo abbiamo scritto insieme, lo abbiamo discusso insieme, lo abbiamo presentato e oggi lo presenteremo anche nella versione definitiva e sarà una base da cui partire per progettare il futuro, per progettare il futuro della nostra regione. La nostra regione ha bisogno di ritrovare uno slancio nello sviluppo economico, uno slancio anche nell'entusiasmo delle giovani e dei giovani abruzzesi. Sono la nostra migliore risorsa, dobbiamo puntare su di loro, dobbiamo fare in modo che loro si creino le condizioni perché restino qui in Abruzzo. E dei cittadini sono arrivate altre Il richieste. problema principale è la povertà e la sanità e il disagio. A volte non ce ne rendiamo conto, ma moltissimi abruzzesi soffrono. 300.000 abruzzesi vivono al di sotto della soglia di povertà relativa. È un problema davvero rilevante che non può essere sottaciuto, non può essere non considerato. Amministratori, anche tanti cittadini stamani a riempire il teatro a Pescara. E tornando alla trasmissione di ieri. Quello che mi ha stupito, ma non dato fastidio, ci mancherebbe altro, è aver ascoltato il presidente uscente nel rivendicare tante operazioni che solo per una mera coincidenza temporale stanno accadendo durante questa consiliatura, perché erano state messe in piedi dalla precedente giunta del centro-sinistra. E forse mi sarebbe piaciuto un po' di più sentirlo parlare di programmi e progetti per il futuro. Intanto domani, a sostegno di Luciano D'Amico, candidato presidente, torna in Abruzzo la segretaria Dem Schlein.